Presidente Meloni La relazione finisce eh? qui Come parla? Come parla? Noga Mortenera Ah ecco perché è molto Io ho arrabbiata. fatto l'ingresso eh, Sì sì abbiamo capito Mi certo. fa dire una cosa al coso? Sì a Gianbruno Cos'è tu? tu. Sì, sì ecco Ho lasciato le tue no, cose eh. in strada vicino ai cassonetti della Monezza, tranquillo, okay. tanto la Monezza non la portano via, c'è sta quartieri. Vabbè, Dicevo, ti faccia... ho to lasciato la piastra della Dyson, no? Sì. Sai la piastra per farti il sì. ciuffo, ah, testa. Ma de... la no. no, Poi no. regola barba, la crema sì. depilatoria sì. e la gariola, la gariola dei braccialetti che ti porti dietro in Vabbè. quel cazzo di braccia, sì, no. hai capito? Vabbè. Testa de... Senta, setta, setta, Ciuffo, io, ciuffo, so eh. Eh, che che eh. io so pietra. E infatti tutti quelli che mi vogliono scavare a goccia d'acqua, io so pietra. E se sì. tu e se vuoi essere loro, chi? pensano di scavarmi con quella goccia d'acqua, ma chi? Eh. Io, eh. il tapiro, sì? ve lo infilo su per No. Il fuorionda Ah, ecco, sì. Ma ci faccio entrare pure il gabibo nel fuorionda, Avete capito? Sì, Avete capito? Non, non abbiamo capito con chi ce l'hai. Eh, non, so ah. non lo so con chi ce l'ho. Non lo so con chi ce l'ho. Ma chissà sa. Chi? Con chi ce l'ho? Ah. Se siamo capiti, no? No. Ah, no? No. Beh, no. escluderei no. l'opposizione, non credo che la Schlein certo. sia alleata con Ricci, no? No, no, lei no. La Rai è nostra? Sì. Io pensavo che pure Mediaset fosse nostra, no? Certo, infatti. infatti Ciccio eh. Bello me l'avevano promosso è con vero. un programma quotidiano. E eh, infatti, infatti, Io gli avevo pure detto, guardate che tutti i giorni quello è faticoso, <ride> spara a faccio... mare le cazzate. <ride> Una certa esperienza. Oh! Cos'è? Cosa? Sta, vedi che era tutta. Beh? Era una trappola. Ma che trappola? Ma chi? Ma io so pietra. Sì, ho capito. Io so pietra. Ma abbiamo capito. E sai che faccio? Eh no, cosa? Siccome la RAI è mia... Sì. Faccio un Sanremo settimanale con Fiorello che fa il 60%. No, no. <ride> e io tedevo i suoi piccoli, sai, che io curavo sì, sì, i piccoli. Sì, sì, ha fatto la eh, Sanremo la settimana. Eh, certo. E media se mi me diventa una stireria cinese. Ma non può prendersela che con figura me. figura de merda che ho no. fatto. Ma non è vero. Quali... Il ciuffettino voleva fare le cose a tre, a sì, quattro. Sì, ma quello è un audio dove scherzava, insomma. Pensa al... Pr... No, sia... guardi, sono cose che fanno male, però... eh, però. Pensa al prossimo bilaterale con Scholz, eh. che mi fa le battute. Oh, ma no, siamo solo in due. Chiamiamo pure Macron e la vecchia. No, non credo, guardi che non <ride> che sarà così. Figura del <ride> male, de ma no, no, no. Fatto, dun, dun, no, dun, no no Signore e signori, Maurizio Crozza. no 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 Basel. Ciao fratelli <ride> Fammi vedere Allora, Meloni, dopo i fuori onda La mia relazione con Gianbruno finisce qui Chi sperava di indebolirmi Ha sbagliato Perché so pietra Allora, fratelli No, no <ride> L'ha mollato con un post su Facebook questa mattina alle 8.35. Alle 16.45, anche Mediaset gli ha detto: Andrea, ti devo parlare. <ride> Andrea Giambruno, in accordo con Mediaset, ha deciso di autosospendersi. L'azienda sta valutando con attenzione i fatti. Cosa sta valutando? E se si era toccato prima un testicolo 1 e il testicolo 2, comunque la vera vittima. E quel poveraccio che aveva appuntamento con la Meloni stamattina alle nove a Palazzo. Quinto. Se l'è magnato nel cappuccino, se l'è magnato. Vabbè, ragazzi, dai, eh, alla Meloni restano ancora Dio e Patria. Due su tre. Eh, che, che cazzo, almeno non è cappotto. Comunque, a questo punto sembra chiaro che il divorzio fra Renzi e Calenda non sia più la notizia della settimana. Mi lasciate dire una. Giorgia hai fatto bene. Siamo tutti con te. Andrea Giambruno, i nuovi fuori onda. Io e Fran Granziana, che non è, abbiamo una tresca, lo sa tutta Mediaset, facciamo free sound. Ma free sound. Facciamo, che vuol dire, facciamo una cosa a tre. Però adesso a lui per fare l'amore a tre gliene servono due. <ride> Come cazzo è? Io credo che i video e gli audio di striscia Notizia ormai li abbiate visti tutti, no? Erano ovunque sui social, sui giornali online, sui siti di gossip, sui siti di politica, mancava solo il display del navigatore in macchina e poi erano dappertutto. E quindi è con un certo orgoglio che dico che qui io sono l'unico stronzo sul pianeta che non può mostrarli perché dal biscione non ci danno mai il permesso. Ah, che meraviglia! Grazie, grazie! Io in fondo. io Strano che non mi diano permesso di mandarlo in onda, perché io Gian Bruno l'ho sempre trattato con i guanti di lattice. Ma tra l'altro guanti che dovrebbe usare anche lui, tra l'altro, perché visti i video, non si può accarezzare la testa di una collega subito dopo esserti toccati i coglioni, cioè non, non si fa, non si fa, dai, anche il lupo ha un approccio più igienico. La differenza è che il lupo perde il pelo invece, lui se lo cotona. Eh, fammi vedere. Ok, i miei capelli più li criticate, più li faccio crescere. Beh, se la lunghezza dei capelli dipendesse dalle critiche, dovrebbe già essere Bob Marley. Dunque, ad ogni modo, dal mio punto di vista, il suo problema non sono i capelli, ma la materia grigia che dovrebbe avere un centimetro sotto il cuoio capelluto. Ma tu pensa che sfiga che a Gian Bruno questa settimana gli era partita benissimo, no? Chi gli aveva dedicato il paginone centrale? Me lo fai vedere, guarda che meraviglia. La cosa buffa è che non era ancora uscito il fuorionda e lui si domandava Giorgia, davvero pensate che abbia il tempo di occuparsi di ciò che dico in tv? Gianbru, Gianbru mi sa che a sto giro se ne è occupata. Tra l'altro, devo dire che Gian Bruno, in questo articolo, mostra anche grandi doti premonitrici. Guarda quest'altra perla, me la fai vedere. Che vi piaccia o no, sotto questo ciuffo c'è un giornalista libero. Libero nel senso di single, credo. E da oggi anche nel senso di disoccupato. D dispiace perché lui, dopo il primo fuori onda con Viviana Blue Estoril, ve lo ricordate, no? Si era scusato. Ah, ah, non l'avete vista la puntata in cui si scusa? Ah, scusate. Ah, no, allora vediamola. Me la fai vedere la puntata Buonasera in Buonasera e benvenuti al Diario del Giorno. Oggi io eh, devo dire una cosa al governo. Gliela dico qui, o lì? Qui? La dico qui. Eh, la dico qui perché al cellulare non mi risponde più il governo. Governo, amore mio, credimi, non è come sembra. Viviana è solo una collega. E sai come sono fatto io? Sono un istrione, certo un po' guascone, no? A volte arrivo a essere cazzone. E a proposito di cazzone. Eh, direttore Senaldi potrò sistemarmelo di tanto in tanto, anch'io o no? Beh, naturalmente va sistemato nella scuola di giornalismo da cui proveniamo io e te. Una delle prime cose che ti insegnano sì. è proprio è controllare che sia sempre a destra. <ride> Vanno a spiegare a quei moralisti di sinistra che fanno eh. tanto eh, gli educati solo perché ce l'hanno piccolo così, che si confonde con i testicoli, no? direttore? Guarda, io mi ricordo che al Festival del giornalismo c'era un'usanza, no? Si faceva sempre il calcetto. <ride> e, e facevamo noi giornalisti di libero contro i cubani del manifesto, sai? Sì. Beh, dopo, quando eravamo tutti sotto la doccia, io sì. pensavo che i comunisti avessero due testicoli e un brufolo centrale. Cioè, tu pensa come, come sono messi, no? Ecco perché su Rai 3 nessuno se lo mette mai a posto e, eh. e mi hanno messo in croce perché muovendomi così alla Ginchelli. È vero? Bello. Direttore, fallo ancora, fallo Ti ancora. Ti piace Ginchelli? Ho usato Così bellissimo. Ho sì. usato accarezzare la testa della mia collega facendo Ginchelli. Beh, cosa c'è di male, scusa? Appunto. Il Papa tutte le domeniche accarezza la testa dei fedeli. Direttore, te la alzo. Sì. Io, tra l'altro, il Papa una volta l'ho anche visto eh, camminare un po' oscillante. No, occhio no? al Merdone, no? però, Andrea, occhio al Merdone, occhio al Merdone. In che senso, direttore, il Merdone? Ma no, è che lì l'avevano operata al ginocchio. Non prendere un esempio. Lì, magari, vai da un'altra parte. sì. Allora te la basso, direttore. Sì, ecco, abbasso. Però, direttore, non sarà che eh, noi, splendidi quarantenni, con i denti bianchi e i capelli folti, rischiamo sì? di essere discriminati sì? come gli ebrei? Ma sei circonciso tu? No, ho tutto il prepuzio. Ce l'ho tutto. Sì, lo so. eh, ok, va bene, allora c'è il prepuzio. Però, evidentemente, anche tu sei vittima. Del vecchio pregiudizio, no? Quale, direttore? Quale? Del bello che viene associato al cretino. Ah, io questo problema per esempio non ce l'ho. Perché sei brutto e intelligente, direttore? No, perché sono l'eccezione che conferma la regola. Quindi eh, non è la bellezza che ci comune, direttore? No, è la testa. Oh. Ciao, ciao. 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 Mi vado per Fiorella e per Gian Bruno l'uovo fuori onda, per lavorare qui si scopa. Eh lo so, il giorno che riusciremo a sconfiggere il maschilismo in questo paese sarà solo quando la natura ci farà nascere tutti donne. Perché c'è un pensiero besta, bestia dentro di noi cavernicoli ingrifati, non so, non so come definirmi, no? Cioè che, che non, non riusciamo a sradicarlo questo pensiero dentro i cavernicoli ingrifati. Fa effetto quando lo senti nei bar, dopo la terza bottiglia di Barbera, ma fa ancora più effetto quando lo senti da un consigliere regionale della Lega. Lui è Fabiano Barbisan della Lega, okay, che ha dichiarato, fammi vedere, regionale, le donne piacciono i ragazzi di colore per quella dote lì sotto, espulso dalla Lega, per fortuna. Per fortuna subito dopo la Lega lo ha espulso, bra, bene. Ma è, è, è giusta l'espulsione? Uno così non deve stare in un partito, si merita almeno un programma tutto suo su Rete 4. <ride> no, è che in questo paese il, il Barbizan pensiero è diffusissimo è dentro ognuno di noi. Eh, parafrasando Giorgio Gaberi, io non temo il Barbisan in sé, temo il Barbisan che è in me. Meno male che però, che io poi lo espello, perché io faccio una dieta ricca di fibre. Comunque, che poi diciamolo, uno come Barbisan l'hanno espulso solo perché è veneto, no, perché se invece fosse stato ligure l'avrebbero nominato ambasciatore di Genova nel mondo. Lui è Carlo Pernat, è l'idolo della MotoGP, tanto esperto di moto, che aveva detto «Caro perno, un gay può andare con moto a tre ruote, con quelle veloci?» No. A uno così, dopo sta cazzata nel moto mondiale, ti aspetti che lo usino come straccio per pulire la pista, no? E invece no. Il 12 ottobre scorso il mio sindaco, sindaco di Genova Marco Bucci, lo ha nominato ambasciatore di Genova nel mondo. E' bello, eh? Porca troia. Ok. Sfiga vuole che subito dopo hanno cominciato a scavare nel suo passato e hanno scoperto cosa ha detto sulle donne in una puntata della Zanzara nel 2016. Me lo fai vedere? Le donne sono come i cani. Bufera su Carlo Pernat, neoambasciatore di Genova. Poi hanno scavato ancora ed è venuta fuori un'altra registrazione del 2020. Sentiamolo insieme. vai Le più grosse guerre, le più grosse cose sono state sì. fatte fare dalle donne, Elena di Troia, ah, c'è sì. sempre di mezzo una donna. Questa è la storia, è la verità. La verità. Le donne ah, le paghi sempre, le paghi con qualche soldo, con allora, un regalo, le paghi come... moralmente Allora io ho realizzato. Hai capito? È tutta colpa vostra, donne. Le guerre è tutta colpa vostra. Hai capito? E poi le donne le devi pagare. Scusa, Bucci, ma siamo messi così male a Genova che abbiamo dovuto nominare storandaggio. No, l'ha detto lui, eh. gli, gli piacciono i cani. Eh, per cui, sindaco Bucci, ti rendi conto che siamo passati da Nicolò Paganini a Carlo Pagatutte? Cioè, ma cazzo, ma, in, ma Bucci, ma è possibile che in tutta Genova non ce n'era uno normale? Non so, un Renzo Piano che va su tutto? Beh, Renzo Piano, no? Pernat. Meno male che Pernat però si è dimesso, la sua dichiarazione oggi è stata... Non mi vergogno, erano solo battute, sono autoironico. Ma è, era questa l'ironia genovese che portava nel mondo? Michi Alvaro Vitali in confronto a Woody Allen. <ride> cioè, no. Vabbè, tu mi dirai, ma Pernat viene dal motociclismo. Si sa che il mondo dei motori è molto maschio. Negli altri sport sarà diverso, no? Col dick. <ride> Prendi il direttore sportivo della Juve, Cristiano Giuntoli. Quando parla sembra più femminista di Simone de Beauvoir. Ma non ora! E eh, non ora! Eh, questo è questo il senso! Dopo. Dopo. Allora, fratelli, eravamo rimasti a lui, a Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo della Juve. Gli hanno chiesto come ci si sente quando si sbaglia l'acquisto di un giocatore e lui ha risposto così, uh, come una fidanzata che non lava, cucina e stira cristiano giuntoli cristiano solo di nome perché per il resto ha la stessa apertura mentale di un aiatolla, no? <ride> allora io adesso mi metto un attimo la parrucchetta qui, ok? E provo a calarmi come lui nella cultura degli anni. Aspetta, aspetta, ecco vedi, degli anni 50, Aspettate un attimo perché è complicato, eh? Perché no, dura poco il coso e io devo sistemarmi. Eccolo qua, aspetta, ok, mandalo, mandalo pure. Lui si sbaglia tanto, poi si cerca di sbagliare il meno possibile. Ma gli errori si ne fanno tanti anche perché le dinamiche sono, sono tantissime. Un, un cacciatore, pensando che sia la fidanzata, giusta Poi la porta a cena e poi capisci strada facendo. Quando te la metti in casa, poi capisci che non è proprio che non fa da mangiare. Non la... <ride> Buonasera Uno compra lì. un giocatore sì. Pensando che sia la fidanzata giusta Non è un paragone proprio Poi la porta fuori a scena eh. e Le guardi le mani Cosa c'entrano? E pensi eh. Ma la saprà fare ora la, la, la lavatrice con quelle unghie? No, no ma non si deve no, Non è un ragionamento Poi le osservi bene le mani eh. Ti accorgi che non ha mai usato la vareghina Bene, meno male e, è piegata alla lavare, sai, sui trogoli. Sì, ma non devono le donne fare. i torsi che... delle mani non sono screpolati. È buon per lei. Beh, bene. Che è tipico delle donne che servono a qualcosa. No. Servire non è eh, un concetto ma che... Ma neanche no. vedi le piccole bruciature. Ma chi se ne frega? Corsate la schizzi d'olio durante la frittura Va di paranza. Ma ah, meno male. Senta, non e può... E pensi, questa qua mi e fa mangiare il tonno scatola, Sì, ma guardi che non è che la donna deve farla e mangiare E allora eh, sì. cosa Iniziati tu are. Ma no, ma perché? perché? Iniziati a are. Eh, e perché? Poi pensi, ma eh. le pizze. Eh. Le pizze le ordina eh. o le farai impastando 36 ore prima. no. Ma no. No, 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 no. Per una corretta lievitazione no. subito dopo aver magari ridato il bianco alle pareti Appure <ride> deve anche dare il bianco alle pareti Guardi che non si può Poi appena entri in casa eh. Appena entri in casa eh. Tu magari hai messo la camicia appena lata sulla sedia E pensi eh. eh. il se la nota ma la stira magari. Ma no, no, no Ma non deve stirare Invece le camicie Invece non solo la stira fa cadere con la borsetta tate, tate. Manco la tira su eh. Tu ti chiedi Senta guardi Lasci stare eh, eh, chi mi sono portata a casa ma non, è, ma non sarà per quello non, <ride> e, non si può. e poi ci devi pure dormire Ma non è che ci devi dormire No Che è, tu dici Vabbè con quelle mani Non saprà cucinare, ma No 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 ammetto, No No mi farà gioire. No ma lasci stare Ma che guardi no, no, e no. purtroppo invece no Come, Come? No, sì. eh, Quando è sopra si muove così male no, Che no. dici No, va no. bene, cioè, dormiamo dai no, là. No no, 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 non Quindi, si possono dire queste cose. Ricapitolando. Non ricapito. Ricapitolando. No. no, no. Ricapitolando, no. non no. sa stirare, no, no, no. non sa lavare, non sa cucinare. Uh. Insomma, non sa proprio fare una sega. Eh va bene, va bene, ma no. E non nel senso del modo di dire. No, grazie, grazie, la famiglia. Ed è lì a quel punto che pensi. Cosa? Sai che era meglio se mi portavo a casa un calciatore? No, no! Andrea Zalone! <ride> Io credo che per ripulirci dal sessismo non dobbiamo puntare di più... Cioè, noi, anzi. Sto facendo il cuore per chi è a casa, a questo meraviglioso tecnico. Facciamo un applauso ai tecnici. E ai cameramen. Ai cameraman, all'audio, alla regia, a tutti. Guardate che sono straordinari. Al trucco. Al trucco. Eh. E, e i costumi, ma c'è cioè, un lavoro straordinario. Dicevo che per eh, ripulirci dal sessismo, noi dovremmo puntare di più sulla scuola. Cioè, educare i ragazzi fin da piccoli forse, forse potrebbe aiutare a crescere in un modo più rispettoso, più sensibile, no? Per esempio, vicino a Catania ci hanno provato. Moleste sessuali sulle alunne era stato il preside di un liceo a Grammichele. Mm, quello eh, lì nella gabbia che vedete al centro della piazza di Grammichele è proprio il preside. <ride> um, dunque pare che abbia molestato sette studentesse minorenni, dicono i giornali, che prima le convocava in presidenza e poi chiedeva morsetti e bacini. Però eh, non sei difeso male, eh, me lo fai vedere. Travisato il mio modo confidenziale di stare accanto ai ragazzi, avrebbe chiesto dei bacini proponendosi altresì di dare dei morsi. <ride> e il preside dice: Sono stato travisato. No, 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 sei stato arrestato, è diverso. Eh, che poi sono stato travisato può andare bene per una, ma le sette ragazze, se ragazze sono sette. Minchia se ti esprimi male. Eppure sulla scuola io voglio restare ottimista, sì, perché forse c'è un problema col corpo docente, ma bisogna ripartire anche dalle materie, dai testi, dai libri scolastici. Eh, dobbiamo rinnovare tutto. Aiutare i ragazzi a sviluppare un nuovo pensiero critico. Vannacci. Vannacci si studia, Francavilla Fontana, libro omofobo e sessista, fra i testi di ed educazione civica, sviluppa il pensiero critico vi rendete conto cioè vannacce ecco mettere insieme nella stessa frase vannacce ed educazione civica è come mettere insieme nella stessa riga Biden e senso dell'equilibrio uguale Ma poi quale pensiero critico puoi sviluppare se studi il libro del generale Vannacci? Al massimo puoi diventare ambasciatore di Genova. Cioè. <ride> Però almeno sull'ambiente e gli animali. Guardate, che ambiente e animali sono due temi che noi diamo per scontati, ma in realtà hanno diverse sfaccettature. Cioè, ambiente e animali si possono raccontare in modi diversi. Sì, e lui secondo me ce lo racconta benissimo perché guardate che l'ambiente. Certe volte per migliorarlo, forse è necessario. No, lo lascio dire a lui, vai, va bene, ciao. Vai. Se io sono un uomo alto, nerboso, peloso, però mi percepisco come una donna, tutti voi mi dovete chiamare con un nome di donna. Devo entrare in uno spogliatoio femminile, se sono uno sportivo, devo fare le gare insieme alle donne e se devo andare al bagno, devo andare al bagno, non sbaglio. Capisce perché nella provincia di Brindisi sì. io vengo studiato nei licei al posto di Seneca? Si capisce poco. Pur essendo no. io un paracadutista. Cosa c'entra? Un paracadutista al quale una volta eh. non si aprì il paracadute e diede una testata su una lastra di marmo di Carrara. No, non ci credo, no. E dopo due giorni di coma, sono stato due giorni in coma, Solo dopo e vi che... la rivelazione quale? sul fatto che noi italiani, noi europei, eh. noi occidentali... Eh, normali, di nuovo normali eh. se cadiamo disgraziatamente sul marmo di Carrara, moriamo. Beh, eh. Come minimo, ci danno 35 punti no, di sutura no, no. senza arrivare al coma. Ora dico, sì, ma, certo, ma certo. a differenza degli afroamericani, come i Jackson 5, cosa c'entrano? Vede, i Jackson 5 sì. hanno una eh. capigliatura. Aspetti, sì. che mi è caduto, Sì Vede, hanno una capigliatura lì alta un metro. Sì, e quindi, Costoro, se cadono sul marmo di Carrara, eh. a differenza di noi normali, che sì. ci danno i punti. Eh. Cosa? Cosa? Rimbalza. Ma non il rimbalzo, la smetta. Ma questo con non, cose. È ma non è normale. E adesso no, lo sanno anche gli studenti di Brindisi. Eh, poveracci. Quelli eh. che hanno i capelli come i Black Panther. Di nuovo. Pantere nere, vedi? Sì. Si chiamano Pantere nere, si ricorda il movimento sì, Black certo. Panther? sì certo, anni 70. Sì, sì, cioè sì. Animali ma no, ma, si chiamavano... che hanno capacità anormali. Cioè? Si chiamano come i felini. Ma no, ma sì, ma sono Possono uomini. chiamarsi come i primati, tipo il gibbone malese no, 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 o il gorilla del virunga, che in quanto animali non possono arrogarsi alcun tipo di diritto no, che è prerogativa ce... no, degli umani no, normali. Gli cioè coloro che per... rientrano nella normalità. Quindi oh, noi normali eh, sì. dobbiamo prima diventare ricchi Perché? e poi eventualmente occuparci di rettili cosa cetacei. Dicendo? volatili eh, o eh, drag queen, cosa le drag che solo queen? perché hanno una parrucca pretendono eh, di entrare nel bagno delle donne. Sta facendo confusione. Quindi eh, prima di preoccuparci dell'ambiente, dobbiamo occuparcene ho, però. ho pensato eh. che prima è necessario, eh, noi naturalmente dall'epidermide normale, normale, è necessario che si inquini. No, no, noi dobbiamo inquinare no, ogni giorno, no, singolarmente. no. Tanto quanto una nave da crociera ferma in porto no. col motore a gasolio acceso. No, bisogna smetterla. Questo, vede, ci sì. permetterà di diventare ricchi. Ma non è importante diventare Mentre ricchi. Mentre in Africa, eh? gli altissimi negri. Cosa? Si ricordano? Sì, sì, detti sì. anche <ride> a voi, ah, va tu. Sì, sì, bene. sì ma non, non è. Sì, eh, non credo possano mai diventare ricchi. Ma perché? Beh, perché allontanano gli imprenditori. Il cioè? loro odore è. Eh? che Deriva dall'usanza di eh. urinare contro vento no. per <ride> delimitare il territorio. Ma sta dicendo delle Beh, cose: eh. Gli imprenditori li allontana sicuramente. Ma no, 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 Loro no. vorrebbero investire denari e eh. gli imprenditori, ma hanno bisogno di avere a che fare, non Cosa? necessariamente col personale biondo, che vada dal biondo almeno al castano, ma almeno sì. con un afrore eh. ascellare non spaventevole. Deve... Quindi, ma... voglio dire eh. alla giovane fattucchiera. Chi? Quella che è stata arrestata a Londra, Greta Thunberg, Greta Thunberg eh. che si eh. preoccupa dell'estinzione delle balene eh. e dei koala, eh, Che se sei normale, eh. devi inquinare per diventare ricco. No, no, no. no e no, se qualcuno, no. cara Greta Thunberg, eh. ammazza un orso perché eh. stava camminando nel suo territorio, non si fa, no? Avrà eh. anche il suo territorio l'orso, sì. ma l'orso che viene ucciso eh. non ha alcun Diritto. Tutti gli animali hanno diritto. L'orso allora. non ha creato il diritto, il bene e il male. L'orso non ha creato la costituzione. <ride> certo, l'orso ma... non ha mai dato vita al corpo dei paracadutisti. Eh l'orso no. non ha mai prodotto una tachipirina, <ride> un antinfiammatorio. <ride> certo. Non ha mai costruito un'arma sì. d'assalto come un M4 meno che male. ha sostituito recentemente l'M6. Sì, quel... Quindi, con quindi suoi. Eh. rientra perfettamente nella normalità eh. la totale assenza di diritti no. da parte dell'orso. No, quindi gli animali, se tu guarda... ammazzi l'orso, l'orso sì. non ha diritto. No. <ride> Questo sì, è un orso? Che è una minoranza, Che no? sì, è una minoranza. E vorrebbe sicuramente noi. mangiarmi, sì. ma è normale, certo. In quanto l'orso non eh, avrà diritti, eh, ma, ma credo che abbia fatto. <ride> sì. Non c'è mica tra meglio, eh? Ok. Allora, caso scommesse da Fagioli a Tonali e Zagnolo, l'inchiesta si allarga, chat di 10 giocatori, sequestrati i cellulari. Dunque, eh, Fagioli, Tonali, Zagnolo, la speranza della nostra nazionale. Dai, cazzo, nel campionato da noi ci sono più stranieri che a Lampedusa, ci avremo tre italiani e tutti e tre giocano. No, dai, che non era il calcio, però, eh. giocavano, non era il calcio, la confessione di Riccono Fagioli. Così ho speso 3 milioni di euro nei siti di scommesse illegali, sanzionato con una squalifica di 12 mesi per violazione dell'articolo 24 del CGS, che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici. Ah no, scommettevano su eventi calcistici, ma non lo so. Io dico, ma porca miseria, hai 22 anni, sei bello, sei giovane, famoso, milionario, giochi anche in nazionale, ma perché ti devi rovinare la vita? Tra l'altro ha bruciato 3 milioni di euro in scommesse. Ma minchia, non ha mai vinto. <ride> cioè come ludopatico era anche scarso. Cioè dopo il primo milione uno dovrebbe anche capirlo. Dice, mm, non sono portato, torno a palleggiare, no? Che poi in questo caso non si tratta solo di ludopatia, perché il ludopatico si gioca, si indebita, ma in fondo il danno lo fa a se stesso, non quel danno morale che fa ai migliaia di tifosi che pagano un biglietto convinti di vedere un calcio pulito. Forse per trovare ancora ambienti puliti e incontaminati bisogna cambiare disciplina, cercare dove gli atleti non sono professionisti. No? Adesso io non so, mi viene in mente qual era lo so Ecco, sì, vabbè, prendi il Bob. Ecco. Come cazzo fai a vivere solo di Bob? no? Da qualche parte devi avere almeno una pizzeria perché io non credo che. Eh, cioè, fai la pizza e poi fai il Bob perché eh, se lo caca il Bob se no, se no non campi, no? Va Allora, ecco, il Bob mi piace, il Bob ci piace. Zai, la nuova pista da prova era rilievo internazionale e, certo, aveva ragione lui, bravo Zai, infatti è già diventata una pista internazionale perché in Italia non ce l'abbiamo e alle prossime Olimpiadi andiamo a San Moritz, ah, che meraviglia più internazionale di così. Olimpiadi 2026, pista di Boba e Moritz, si risparmierà su Cortina, ma la figuraccia dell'Italia resta. Guardate, che non è un brutto metodo, eh, perché noi prima ci facciamo dare tanta crana, mica cara, tanta crana per le infrastrutture, poi se non riusciamo a fare la pista, portiamo i Bob da un'altra parte. Cazzo geniale, peccato però che non se la siano bevuta. Smacco del CIO a Milano Cortina era sola candidata per i giochi giovanili del 2028, ma l'assegnazione slitta per manifesta incapacità. Cazzo, ci hanno sgamato. Il CIO se n'è accorto e per punizione gli ha levato più dei giochi giovanili del 2028. Ma porca paletta, dai, cioè, recuperiamo credibilità. Cortina è andata, va bene dai, troviamo un altro posto. Cazzo, Siracusa fa, fa caldo. Dì. Voghera è piatta. No, no. Genova, ci sono de degli ambasciatori imbarazzanti. No, non si può. Ce l'ho. Torino, Torino, Olimpiade, il governo ripesca Torino. Preferibili le gare di bobba Cesana, era la pista delle Olimpiadi del 2006. Non vedo uno slittino da 15 anni questa povera pista. E ora è diventata il ritrovo preferito dei roditori di tutto il Piemonte. Diciamolo quella della pista da Bob di Cortina, la prima grande sconfitta di Zaia. Vabbè, tanto lui si consola col formaggio trentino. Ma non sa Veneto, sa Trentino, non sa sbaglia, fa Stop, eh, eh. World, world, visto considerato che il Veneto perde bob skeleton e Slittino, gli resta la luci e la discesa femminile e il curling e penso sia assolutamente da riequilibrare la presenza delle Olimpiadi in Veneto. Vi ricordo che il Bob è elemento centrale del dossier di Cortina ed è esattamente l'elemento che ci ha permesso di avere le Olimpiadi a Losanna, dopodiché se qualcuno ha cambiato idea ne prendo atto anche in termini di fondi no, questo l'ho capito, ma perché? Okay. Okay. ho capito, ma è innaturale guardare una camera dove... <ride> Però se guarda mettiti mano, qua, no? <ride> mettiti qua vabbè, fa quello che te vuole ci sono... cioè è innaturale fare quello che dici? Sì, yes, quando mi chiede... È normale, è normale. Mettiti qua. Guarda, mettiti qua, dai. No, no, non, impari, non impari, mettiti qua. Fammi una cortesia. Cioè, è come che ci chiede di guidare contro mano. Prego, la, 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 la rifa lei, dai. Buonasera, benvenuti Siamo a tutti, eh, con la se volete potete cominciare con le domande, cominciamo cominciaro, con le domande Buonasera vabbè. Zaya, parliamo sì. della pista di bob a Cortina che non si farà più Eh certo, domanda importante Can you look over here please? Chi è? Sta dicendo se te può guardare sì, ho capito Boadin. Ah, c'è un cameraman Son che Veneto chiede di girarsi in inglese. Eh. Why? Sorry I'm here, you look here ma ho capito lui chi ma la eh, domanda ma viene da lì. Eh, ma ci Allora se viene da lì, cosa faccio? Guardo il Kier. non è normale. Non è normale. Ma perché polemizza col cameraman? Se lui, mi fa la domanda di <ride> sinistra, non è che sinister. se posso guardare da de destra. The right. Secondo lui quello inglese. Come left. On the left. Yes, on, the left. Yes, on the left? Yes, te prego. Vai. Niente, Vai sei ingarellato così, con questa cosa del eh, quando mi parli in fassa, perché quando mi parli in taffassa, eh, mi, ti rispondo, eh, non sì. ti posso guardare da qua. E, e, chi, che fa la domanda da là? Un signore, tempo. io parlo con i signori, non con te, mamma camera esatto va bene non è normale non è normal. Sì, va bene è come grazie. guidare contro mano sciare in salita e cagare la bocca non ti caghi bene, da ma la no. bocca ma perché fa queste cose allora muoviti ancora un po' muoviti così vanni 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 per carità bravo così Sarà a porta, a rapporto tolgo bravo oh boh, è uscito dai <ride> si È liberato del cambio allora finalmente. che qualche altra domanda eh, presidente così, sì. Scarveri ma sì. chi è, Scarre... Scaveri, vai Scaveri, chi è? Presidente. Volevamo sì. parlare della pista di Bob a Cortina, eh, gliel'ha già chiesta la domanda. Eh. Madonna Se è una fissazione, però eh beh, un eh. tema importante. Allora, eh. per favore, queste sono fitness. Cos'è? Dimmi, che mia? cosa avrà detto? Fake news. Ah, fake news, volevo dire. Fake news. 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 Vabbè, eh, fitness, fitness cioè quello che si fa... Eh sì, fitness. È fitness fa intanto, fitness. Migo sempre avuto un atteggiamento distaccato te lo dico, perché non chiamavo neanche Bob, chiamavo Robert. <ride> ma no... no cioè, questa mia. è una sua battuta. Poi ne ne piace che di... staccato, e poi voglio dire una cosa, il Bob eh. Eh, non sa niente, o praticano quattro ma gatti. Ma è una disciplina olimpica. Tutte le eh. altre discipline delle Olimpiadi sono in Veneto. Eh. Dimenticatevi il Bob. Ah. pensiamo a tutte le discipline che sono in Veneto eh, ma sono, quante però? che ne è discipline Camilla? no perché ne è una no? Una Camilla non mi ricordo la tua memoria Camilla dove te? ah ecco te eh. lì Camilla, Camilla. ti dai una cartea con tutte le olimpiadi la del, del Veneto la solita cartea. Eh. come sono solo due? come sono due? sci, femminie ah, yeah. e curling ah sono solo due? poca. Solo due Gabemo, eh, Solo un po questo? Po po poche, per dire... Cioè, quello, quello dove tirano un ferro da stiro e spassano sì. per terra? Quello è il curling, sì, sì, sì. Ma è uno sport quello? Certo. Non sono lavori domestici? No, quello è uno sport. Altro? Anche lo sci femminile, vabbè, se, 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 se be, lo è bello lo slalom. No, perché poi lo, bello, lo slalom femminile se bello. Eh, è bello. Magari c'è lo sci femminile. Non no, è, ma è. Se, se lo fanno in costume da bagno. Ma no, ma no. Senza scarponi no. e sabate. Perché col tutone <ride> mi ricorda tanto i film i film comunque. <ride> I film Comunque, sanno. mi dico una cosa, il Bob i Western, vabbè. No, no, Non ce l'abbiamo lo stesso, perché se farà forse a, a, a Torino. Eh, chi lo a sa, Torino non si sa ancora, o oh, Innsbruck, no. o Torino, se Moritz Ma non si era nella parte esterna del Veneto, Eastburg. Innsbruck. No, che... Non lo facevamo a Innsbruck. Comunque non è Veneto. Torino. Innsbruck. Forse no. Torino. Ma non si sa. Ma non l'avevamo annessa al Veneto, Innsbruck. No. Ma no, vabbè. Comunque, no, Innsbruck comunque non è a Torino. Abbiamo perso con gli austriaci la partita... Ah, perché abbiamo perso con gli austriaci la partita di ritorno. Quattro. 4 a 3. Cosa? Ma cosa sta dicendo? Vabbè, comunque sia. Un po' in confusione. adesso basta dopo. parlare delle Olimpiadi. Magari mm. eh, non abbiamo lo slalom gigante, sì. ma di gigante abbiamo qualcos'altro. Basta parlare cosa delle fa? Olimpiadi. Cosa Signora, mi Allora, io mi che A me me voglio... Che cosa no, non posso guardare lì, che devi guardare. mi sto mettendo il guanto. <ride> no, un linguaggio oggi parla una lingua mai. incomprensibile. Mi posso spostare di là? Grazie. Chi ecco. che di là? Perché cosa mi fa? metto il guanto? Uno si Perché? dice: Come eh. mai se mette il guanto? Come mai se mette il guanto? Eh. C'è una cosa meravigliosa. Cosa che cosa fa facendo? il Trentino? Che cosa fa il Trentino? Il Trentino. No, il Trentino, siamo un Trentino. Il Veneto. Scusami. Veneto, il Veneto. Allora, mi madre, sono fuori. Questa cosa qua. Ma cos'è? Corpo. Questo allora, questo sia un formaggio, <ride> ma ho capito, ma sia cosa è? Questo è un sta, formaggio Roma? incredibile, Sì. C'è il nostro sì. formaggio dolomitico. Dolomitico, sì. Dolomitico che pesa 500.000 kg. Eh. Questa è una fettina da 25. Sì. E immaginatevi cosa c'è. Immaginate, allora, per taggiare sì. questo, che vuole un attrezzo te tecnico. Sì, occhio, Prima partiamo eh. così, no? Sì. Prima perché? ti parti così, con co Coteo. Ma chi, a chi interessa? Perché il Coteo starò? deve andare su Cocoteo. Ma a chi interessa? Ma poi starò? dopo. A, stata, a chi interessa? Stava attenti, <ride> No, ti te puoi taggiare. E eh, appunto. Allora, poi dopo, subito Ma dopo città... subentra. Ma cos'è? Questo? Eh. E questa sera a, a Sargabagon. Oh, ti, ti vedi mia, mia che travaggio. Mamma. Guarda Scargagabong. <ride> Ma perché dobbiamo. Mia come va per... su, ti vedi? C'era il Bob dovevamo parlare allora, del Bob Allora, questa cosa, te, te va su, se va giù, se sciacca, se sciacca, e se sciacca. <ride> se sciacca. Uh, se sei qualcun che se sciacca. Allora, non c'è nessuno allora, che lo aiuta allora poi ti continui co, eh. col coteo eh, meglio ti continui col coteo ma sei sciacca perché <ride> la Sbrander Grosega se questo qua ti vedi sì. ecco ti che fai matica. una fetta ma perché allora, deve allora, fare la fetta? no ma mi te dico una cosa questa eh. se è una fetta ecco Ma chi qua. sono arrivati? guarda che guarda signori. che sono arrivati signori questa <ride> è una fetta spettacolare Guardi che c'è, no. Porco, cos'è questo? Chi siete voi? Ma chi sono loro? Il, il premiato forno? Come, come mai siete qua? Ah, perché è il panino del Bodin? No, ma non c'è problema. C'è il panino del Bodin? Sto qui? Devo mettere la fetta. Va bene, tolgo, tolgo la bussa. o ma mangiato sì. la bussa. No, togliamo la crosta, sì. E no perché lui, eh vabbè, porta, che eh. il panino? <ride> Ma tolga almeno la crosta. Ma se per merenda questo, somma... Per... <ride> Guardi come vanno via, glielo portano al bodin. Vabbè comunque, <ride> ragazzi, ti dico una cosa. Mamma mia. Qui da noi non solo in Veneto eh. il formaggio gigante. cosa fai, Che È una paura. cosa incredibile perché noi abbiamo anche qualcos'altro che grande, cosa lo mente? yogurt è? che noi presentiamo no. nel suo comodo vasetto. <ride> no. Ti vedi? Ma, ma come? Ecco, eh, no, questo quasi credo. è il comodo vasetto, no, eh, ma... Voi vi chiederete: ma come fai il Veneto a essere così magnificente nel ramo caseario? E eh, come mai? Come mai? No, ah, non ve lo chiedete? No, guardi, sinceramente. Ma pensavo che se ve lo chiedete. Siamo ma allora, Adesso che dovete fare la domanda, in English non so fare. No, vabbè, lasci stare. Vabbè, boh, lo domando io, ma autorispondo. Cosa? Perché. Tutto questo se è possibile grazie eh? alle nostre vacche! Vabbè, adesso. Giudita, immaginiamo. Vieni un po'. Chi è? Allora, mia un po' Giudita, cosa... no. mia un po' Giuditta. <ride> Ma cos'è? Allora, Giudita. <ride> no. Questa qui è una fassona nonna nona. Ma bella così. Fa... Io sono veterinario, <ride> so, questa Ma... c'è alta 6,24 m. Ma buona mia. Giuditta, buona a non sparare ora. <ride> che... allora, perché con questa mamea spara eh. un setto del latte di 18.000 no, litri ne... quadrati minuto luce. Eh minuto luce. Per sì. fare eh, questo nostro formaggio veneto. Eh, ma io non so se Cos è Cos'è veneto? Eh. Ah, non è veneto. È eh, Trentino. E eh, l'aveva detto, L'avevo detto prima. Eh, esatto. È la vacca? È la vacca. È Innsbruck? No. È la, la sbraga casò? E quel con l'arbalà? Slovena? No. No. Oh, sì. Bisogno, ho bisogno del latte materno, vado <ride> no. a giusare. Vada Vai, Giuditta, <ride> spara! <ride> Andrea Gialone, Silvano Belfiore. De Luca. De Luca scherza sull'imitazione di Crozza, è un malvivente, mi ha rovinato la vita. Dice che gli ho rovinato la vita, ma scusami Vincenzo, ma mi sopravvaluti. Non sono mica il PD. <ride> a tra poco con De Luca. Silvano Dal Fioremè, Andrea Zanone. Quello che a me fa male è dover ascoltare ogni volta quando racconto questi dati che sono incontestabili. Dover ascoltare la domanda che mi fanno anche persone amiche. Tu hai ragione, ma l'alternativa qual è? Non voglio fare nomi. Ci siamo capiti. Eh. Ma lei, che ha scritto il libro nonostante il PD, si candiderebbe mai a segretario? In futuro si candiderà. Dopo il terzo mandato, dopo il. Il quarto, quinto? Ma sono domande da malviventi, dai. <ride> domande, domande irriverenti. Eh, c'ho cioè, scritto un libro da dieci giorni. Andate a leggere, vedete, vedete qualche informazione sulle, sulle primarie. Le primarie. Io vengo da una terra nella quale è stata inventata, come dire, la logica formale, parmenide, L'essere, il non essere non è sembra banale dirlo oggi, ma è il principio di non contraddizione. Nel PD eh, questo è stato ampiamente ignorato. Siamo l'unico partito al mondo che si fa eleggere il segretario da chi non è iscritto al PD, ma anzi, non lo vota nemmeno. Ma Dunque, noi facciamo accordi bilaterali accordo ogni regione con il Ministero del Sud, della coesione, di non so che altro. Noi dobbiamo mandare per ogni opera 20 cartelle, sono 20 cartelle con le quali noi comunichiamo tutto su quell'opera. Questo solo per l'ambiente, dobbiamo comunicare riempiendo le relative caselle. Piano territoriale regionale PTR, sei sigle: Programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale o PRE, PAC, Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile PSNMS, Informazione sui piani urbani della mobilità sostenibile con la sigla PUMS. Buonasera Buonasera Presidente De Luca. Buonasera. eh, Piano economico programmatico tecnico titolo eh. PTEP. Eh, buonasera. Si. Sì. Eh. Cosa? Eh? Eh? No, non ho capito. Non ha fatto ridere un po'. PTEP? No. Non ha fatto... no. Sì, po', no. Ma cosa sta facendo? Non ptep. capiamo. Sì, vabbè, non è proprio così. No, La <ride> uh, qui a Milano. Ma no, ho capito, adesso non cominci con Torino. No, ma poi no. non mi deconcerti. Cosa sta facendo, però, scusi? Vediamo no. questo. Adempimento, misure, aree, marine, mediterranee, territoriali, eh. titolo, eh. mammata. Ah. Questo, questo è bello. E questo io bevo. Questa, beva questa, questo è meglio. Questo è meglio, però. Rimane il fatto che non sappiamo cosa stia facendo. Poi, mi, la, mi lasci consultare sì, l'agenda per ma favore? Ma cosa sta facendo? Ah, sì, 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 cosa sì, sta sì, esattamente? Sì, sì, cosa, sì, sì. cosa scrive? Cosa fa? La reazione a catena da liorni, sì. No, no, ma no, ma cosa, cosa, cosa sta dicendo? Cosa sta facendo? No, niente. Dobbiamo aspettare che ci dica sto cosa sta facendo il monologo. Ma quale monologo? Ma quello. Eh, lei mi trova qui per puro caso, sì per il prossimo eh, mio intervento che farò mi, la mi lasci vedere l'agenda per favore scusi sì, eh. abbiamo Vi capito che deve scrivere un monologo io sono in tournée praticamente permanente ah, per... certo, i feste dell'unità sì. convegni d'estate giornalistiche G8, Nato, ONU Angelus, ma che Angelus dai, oh, adesso dai, ah, e, beh, farà un po' di feste dell'unità, non è? Solo che, che le sigle burocratiche nel monologo sì. sono così efficaci dal punto di vista comico, capisci? Eh, sono efficaci, dice. Il eh, monologo ma, eh. funziona sì, quando al suo interno eh. vi è. Sì, Vabbè, ma guardi, che sono in grado di capirlo, ve lo dico. Non faccia così. No, perché io guardo in camera e c'è. Cioè, appena eh. guardo lei. E mi dispiace. Mi <ride> Fortunatamente sono di spalle gli altri non mi vedo. Mi dispiace città... se guardo lei, signore. Sì, guardi eh, lei, io però lei. risponda, per favore. Quando dicevo, il monologo, eh. quando al suo interno, ha un sì. mix sì. di indignazione. Eh. Finta? Eh. Finta? Vabbè, finta. E comicità. Sì, ma indignazione. Tanti. Ecco. La pausa, la pausa. No, io però non capisco perché debba fare il comico. Lei è sempre un presidente di regione. Eh. Eh no, lei si sbaglia. Come no? Eh, eh, sì. Mi scusi, lei no, si sbaglia. Io non, sì. so, non la devo guardare. Non, devo pure non mi guardi, eh. ma mi spieghi perché ho sbagliato. Ma quale è sempre lei? presidente di regione? E eh. sempre va dopo. Eh? Io sono un presidente di regione per sempre. Eh? Ah, vabbè, adesso questa è la sua. Io volontà. ho mandato la vita come i colleghi sì. Bergoglio e Kim jong un I colleghi, guardi, i colleghi. Lascerei un altro. Ormai di... lo sanno tutti tranne sì. il PD. Che cosa? Che cosa? Beva guardi, la vedo un po'. Non capisco perché debba fare i monologhi, è un presidente di regione. Parliamo... Lo sanno tutti tranne il PD. Che cosa? Che è l'unico partito dove alle primarie possono votare pure eh. i nazisti dell'Illinois! Ma non è vero, non esagero. Questa è buona, questa è vero. Ma non è un metro di nazisti. paragone per stabilire se lei un bravo politico, Illinois. scusi, eh. Ah, no. Non c'è bisogno di fare il simpatico Che bisogno c'è? Ah, perché? Lo deve... devo fare perché mi costringe il malvivente Quale malvivente? Che malvivente? Il malvivente che mi ha reso schiavo di quello che sono Ah, sì, sì Perché io lo sapevo che ero così eh. Però vederlo attraverso l'immagine di un altro eh. Mi obbliga ad essere quello che sono eh. Ma che non sarei se non avessi visto come sono Pur eh. sapendo di esserlo io mi arrendo questa è bella eh. ma guardi non so questa è bella finta indignazione ma ma se la segni pure questa è bella se è, sì, sì, sì. Segni, è sempre eh. efficace, sempre sì, sì. efficace Sì, sempre sì. efficace io non ho, detto. No, no. non ho capito cosa ha detto non ho capito cosa ma... ha detto è Parmenide ma anche se cosa c'entra Parmenide ma io so. in che casa che, che intervista è, Baia... è questa qua <ride> senta per favore è Parmenide vabbè non è studiato. il principio di non contraddizione eh. Animale! Allora, allora, piano con le parole, eh? no, perché, Ma sì, lei non è di Torino. Sì, appunto, sono eh, di Torino. Eh. E a Torino, il to toro torinesi. Eh? Non siete bovini? No, eh? la prego, la prego. Hanno ah, a no. No, no. Cornuti! No, a Torino. Ma non si permette di prendere tutto. No, non la segni tu... no, questa è no, bella. perché bella, questa sono non cornuti. È... No, non è bella, cosa no, applaudite? È bella. Non è bella insultare i torinesi, eh. Mm. Allora. Indignazione vemente, sì, poi ma... riparto placato, ha visto? Sì, va bene, non di Secondo il principio eh. di Plutarco. Eccoci qua. Eh, là, là. Questo eh. qui figura di. Ma no, guardi, non lo so. <ride> Plutarco Ammetto che vede nella medietà delle eh. passioni il giusto cannone del comportamento. Sì, va bene, ha finito. Col cabaret, possiamo parlare seriamente del PD? No, chiedo. Sul PD ho detto tutto nel mio libro. Vabbè, Se non capito. vuole leggere il libro, guardi il film che ne trarranno. Ma che film? Non... Guardi non Se credo. non vuole vedere il film, vede oh, la serie. Se non vuole figlio. vedere manca la serie, vada nel parco a tema, Ma... De Luca Lempari. Ma che cosa sta dicendo <ride> il De Luca Lempari? Guardi, veramente. cioè. ci dia la possibilità di capire, di parlare sempre. E <ride> eh, vabbè, è bella però. Non c'entra niente È bella perché sì. il secondo parco Perché il primo, De Luca Land È sì, la campagna ecco. stessa Ah, va bene, va bene, va bene Parliamo del PD Questi del PD non oh. capiscono Che in campagna io non ho ecco. bisogno Di alcun appoggio Perché la gente è per strada qui Quando mi incontra Mi infila eh. in tasca la scheda elettorale Già votata <ride> Che no, no, non credo, non credo Ha visto come ho plutarcato? Io questo non saprei dirle Voglio plutarcare se... così sì. Anche dal fratacchione Fazzi. Eh domenica vada Fazzi, Bello, vero? Il fratacchione sì. È stata fazio. una bella cosa quella lì. sì sì. sì, è bella, però. fratacchione, dai, era carina. So. Cosa c'è che non va? Cosa c'è? Mm, ne cosa ne servirebbe un'altra per domenica? Perché sono, no. sono ospite domenica. Ho capito da faccio. Se ne lo avessi un'altra, tipo fazio. il testimone di Genova. Dai, <ride> ah, no. No, lui è di Savona, no, no, Tra l'altro, non puoi. Eh. però fa ridere. Ma insomma, ce l'ho, ce l'ho. Ma lo chiami fai? Che ne dite se lo chiamassi? carmelitano scaltro. Ma perché deve cercare a tutti i È bella, sì, ma la migliore è San Francesco d'Astuto. Ma perché deve? Andava bene Che, parla, che parla con gli animali. Ma cosa per questo sta seduto dietro al bancone del pesce. No, vabbè, è una... Ma forse domenica lo chiamo più pesci vendono. <ride> no, senta, possiamo tornare alla burocrazia? La burocrazia è mai possibile eh. che il ministero mi chieda il codice fiscale eh. per fare i lavori a me eh. con questa faccia. Cosa così riconosciuta che qualsiasi cellulare mi metti davanti Cosa? si sblocca! <ride> Tra poco con Ventana che vorrei, si vado vale per Fiore, Andrea Salone. Buonasera e benvenuti a Il Mentana che vorrei, il TG che racconta un'Italia, un'Europa, un mondo che, citando Elio e le storie tese, esistono solo. Nel boschetto della mia fantasia c'è un fotio di cose belle inventate da me. Eh, protesta degli arbitri di calcio sotto la sede dell'UEFA all'urlo di disonestà, disonestà, ridateci il lavoro. Da quando l'onestà dei calciatori si è diffusa in tutta l'Europa, non servono evidentemente più gli arbitri. Ieri durante Newcastle Juventus eh, si è sentito questo dialogo tra Tonali e Fagioli. Eh, dai, batti il rigore, ti prego, guarda che ti ho fatto fallo. E Fagioli sì, ma ho simulato un po', tranquillo, ma me lo merito. No! Non riesco a tirare, ho un senso di colpa <ride> devastante. La partita è finita dopo 5 ore, minuti giocati effettivi 3 minuti passati a scusarsi 297. Una buona notizia dell'ultima ora, ci siamo finalmente liberati dell'intelligenza artificiale che non è riuscita a superare l'esame di maturità fermandosi a un punteggio di 55 dopo aver risposto brillantemente a domande di fisica quantistica, di filosofia, storia greco antico. La domanda che l'ha fatta crollare è stata qual è la vera occupazione di Italo Bocchino. È rimasta muta. Amazon e Google e Meta hanno chiesto 5 miliardi di dollari di risarcimento a Italo Evidentemente Bocchino. Italo Evidentemente Bocchino. Le seguenti famiglie della Valle: Ferrero, Del Vecchio, Caprotti, Benetton, Armani, Berlusconi, Dolce Gabbana. Barilla, Prada si sono incontrati su, su Zoom e hanno deciso in un pomeriggio di estinguere personalmente il debito italiano. Secondo l'agenzia di Standard Poor's l'Italia è passata da un BBB meno meno a un AAA alla faccia del cazzo. <ride> Scoperto nella saliva di Chiara Ferragni la proteina che aumenta il carisma a dismisura. Le case farmaceutiche hanno immediatamente prodotto il Carismatec forte e l'hanno testato sulla Schlein, che con una sola pastiglia ha convinto la Meloni a portare il salario minimo a 26 euro l'ora, le pensioni minime a 3.000 euro e un investimento di 100 miliardi alla sanità. Berzani ha così commentato. Perché ragazzi, se il carisma è quello, ai commissari della Schlein gli apre Madonna, eh? stanno qua. <ride> Un raccoglitore di funghi, evidentemente nei boschi dell'Abruzzo, ha ritrovato sotto un faggio eh, tutto tremante e impaurito il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte. Eh, L'ex premier, sparito da tempo, si era perso cercando una plausibile, evidentemente linea politica che lo ha portato in un campo di finferli. E chiudiamo con una notizia che ci arriva adesso. Scusate. Eh. Ecco, sì, dalla Col di Ci arriva una notizia dalla Col diretti eh, che ha creato l'asparago che non fa puzzare la pipì. <ride> Ciao fratelli, la puntata finisce qui. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Silvano Belfiore Band. Andrea Zalone, Fred. un applauso agli autori, agli autori.